14 diplomi e 14 insigniti delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si è conclusa così la festa del 2 giugno alla Villa Comunale, manifestazione celebrativa in occasione del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica. Una celebrazione attraverso la quale ogni anno si rinnova la fedeltà alla Costituzione e ai valori su quali è fondata la civile convivenza. Intanto è sempre un'emozione, non soltanto per me ma penso anche per tutti i partecipanti, autorità, cittadini, vivere questo momento collettivo della celebrazione della festa della Repubblica, che quest'anno anche assume un significato ancora più forte perché la Costituzione compie 75 anni. E poi non posso non rivolgere un pensiero di solidale vicinanza alla popolazione romagnola colpita dall'alluvione, un concetto, quello della solidarietà sociale, che è stato anche citato nel messaggio dal Presidente Mattarella ed è anche un concetto presente nella nostra Costituzione. E infine ho voluto anche quest'anno donare una copia della Costituzione, quest'anno a 5 persone che rappresentano in qualche modo, in base a quella progressione delle disposizioni normative della Costituzione, e rappresentano la famiglia, la scuola e il lavoro. È un modo per avvicinare i cittadini, anche i giovani, alle istituzioni, ma soprattutto per far sentire le istituzioni vicine e sempre presenti. Tra i riconoscimenti attribuiti spiccano quelli al questore dell'Aquila Enrico De Simone, insignito del titolo di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica, e a Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, che ha ricevuto il grado di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Nel corso della mattinata è stata consegnata pure una medaglia d'onore ai familiari di un deportato internato nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. È una giornata particolare perché nel momento in cui si festeggia la Repubblica si festeggiano tutti gli italiani e oggi in particolare anche alcuni servitori dello Stato che si sono distinti nella loro attività. È un riconoscimento importante, ma ripeto, noi quello che dobbiamo fare lo facciamo a prescindere da qualsiasi riconoscimento, anche se poi comunque non posso nascondere che fa piacere che ci sia un momento in cui si tirano le somme del lavoro fatto e soprattutto parlerei anche di quelli che non svolgono un lavoro sotto i riflettori come il mio, come quello di tanti altri, ma che fanno lavori molto più umili e che vengono ugualmente premiati. Ecco, io penso di rivolgere un pensiero a queste persone che hanno in questo giorno un palcoscenico particolare che non hanno gli altri giorni.